Se l'ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Questa finale del Vangelo di Marco ci dice che Gesù lascia un compito ai suoi e viene riassunto in poche parole. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. A chi crede e sarà battezzato verrà data la salvezza. Chi invece non crede, cioè chi non accoglierà l'annuncio, sarà condannato. Non è condannato chi non è battezzato, è condannato chi rifiuta la verità che gli viene presentata. E poi ci sono i segni straordinari, i miracoli che accompagneranno i predicatori della parola di Dio per dare conferma. Gesù sale al cielo, riceve tutta la potenza del Padre perché siede alla sua destra. E da lì agisce nella sua chiesa per mezzo dei suoi santi. Dice infatti il Vangelo che questi apostoli e discepoli si sparsero, andarono a predicare il Vangelo e la mano di Dio era con loro. Come dire, la potenza che viene dall'alto confermava la parola che veniva dal cielo. Ora questo ci dice che il Vangelo è un'azione di Dio, una parola di Dio su quello che è l'uomo, il suo destino di eternità. E questo non ce lo dice la terra, non ce lo dice nessun tipo di conoscenza terrena. Noi dunque creiamo qualcosa che viene dall'alto. Se noi guardiamo solo sulla terra, tutto quello che vediamo è l'inizio e la fine di una vita umana, l'intelligenza dell'uomo, il progresso tecnologico e al tempo stesso il dramma dell'uomo che rimane sempre se stesso e ogni generazione deve ricominciare ad apprendere persona dopo persona, individualmente, quello che è la scelta del bene e del male. Ma il bene e il male, in quanto tale, vengono determinati da Dio, poiché il destino nostro è eterno, è Dio stesso che dice: se non vi convertirete, non credete al Vangelo, sarete condannati. Dunque l'uomo che determina la propria vita da se stesso, si dà delle leggi morali da se stesso, cambiandole di volta in volta o calpestandole senza ritegno o giustificandole anche con parole che sono alte di idealità, filosofia o addirittura di religione, l'uomo in questo modo non accoglie le cose che vengono dall'alto. Noi siamo istruiti su delle cose, dunque, che appartengono a un mondo di rivelazione che non è di questo mondo, ma viene da un mondo altro, è il mondo di Dio. L'uomo che crede, il fedele, che accoglie le parole di Cristo, accoglie le parole del Padre. E il Padre ci dice le parole del cielo, ci dice di un regno che non è qui sulla terra e nel quale noi possiamo entrare. Per poter entrare dobbiamo rendere conto a lui di ciò che siamo qui sulla terra, che è molto di più di quelle che sono le pace e le giustizie sociali, che fra l'altro non riusciamo a mettere in atto, ma sono riuniti in quella legge universale dell'amore per Dio e dell'amore per il prossimo. L'amore per Dio non è un accessorio, ma è la fonte stessa dell'amore che ci permette di amare in modo soprannaturale il prossimo. Che noi uomini non siamo capaci di perdonare, di amare, che non siamo capaci di rinunciare all'egoismo, lo vediamo tutti i giorni. Purtroppo, quello che accade, il massacro di intere popolazioni, l'odio fra nazione e nazione, il dover ricorrere alle armi per difendersi e poi entrare in questa lotta che non trova più giusti e ingiusti, perdenti e vincitori, trova un'umanità sconfitta, è il segno che noi non siamo capaci in realtà né di comprendere né di mettere in atto quello che è l'amore per il prossimo. L'amore per il prossimo è la forza stessa di Dio, è lo spirito stesso di Dio che ci viene donato perché Dio viene amato da noi e allora ci fa questo dono. Possiamo veramente amare il prossimo solamente se amiamo Dio. Diversamente è una pia illusione, o sarebbe meglio dire una empia illusione, perché è un amore sociale proclamato, non messo in atto,
ed è senza Dio. Non è dunque l'amare Dio qualcosa che appartiene a un mondo privatistico o illusorio di qualcuno, ma è l'accettazione di una parola di Dio accolta con fede che ci comunica un amore soprannaturale che il mondo non possiede. Ci dà una pace interiore che il mondo non conosce e con questa pace interiore dello spirito noi possiamo parlare di pace e fare la pace. Senza il rispetto di Dio e dei suoi valori, l'umanità è una Babilonia di popoli che si contendono questa terra e si massacrano fra di loro. Credete al Vangelo, convertitevi. Convertitevi vuol dire cambiate tipo di vita e assumete quella che Dio vi dice. Assumete il suo spirito e amatevi con lo spirito che il Signore vi dona. Dio vi benedica.